potremmo dire veramente è iniziata Verona Sassuolo primavera, sognano un giorno di esordire, qualcuno c'è già riuscito, tipo Lubomir Tupta il mese scorso contro il Chievo in Coppa Italia. E vediamo anche il primo tiro del match, maglia trasferta per il Sassuolo, quindi bianca con bordi verdi e neri. Attenzione al cross sul secondo palo che diventa quasi un tiro da parte dello stesso Corradini, ben contrastato da Maia che finora si è fatto vedere molto a livello difensivo. Attenzione però all'azione del Sassuolo che c'ha il tiro in questo istante e passa in vantaggio al minuto numero 19. Attenzione però a Tupta che riceve palla al limite, lascia da Maia che non capisce le intenzioni iniziali di Tupta. Allora Stefaniez da poi dentro molto bene per Corradini, il suo tiro di Corradini lo stringe a un grande intervento il numero 1 Marson. Infatti così abbiamo indovinato lo schema offensivo del Sassuolo. Attenzione al buco difensivo del Verona, ancora centralmente verso Scamacca il pallone e si esce da una brutta situazione l'Hellas in... a ritrovarsi la palla tra le braccia. Vediamo adesso il lancio verso Tupta che è messo molto bene. Tupta può cercare il tiro, Tupta poteva angolarlo un pochino di più, ma è a tutti gli effetti una bella occasione per il Verona. È stato bravissimo a prendersi anche la responsabilità e segnare un rigore importante. Ecco, un rigore decisivo. Attenzione però ad Amaya, che è una grandissima occasione. Amaya! E si mangia un gol pazzesco Amaya al minuto numero 40. No, neanche io, però comunque l'importante è che il Verona abbia mantenuto il possesso di palla. Abbiamo ancora Danzi, bellissima palla centralmente per Cherubin. Ed è la terza grande occasione per il Verona nel giro di pochissimi minuti. Gridano per un attimo al gol gli spettatori qui presenti, curiosi anche di vedere il nuovo antistadio e felici di rivedere il Verona qui. Niente recupero, dura esattamente 45 minuti il primo tempo. Ecco, maglia numero 2 che adesso manca sul terreno di gioco, quindi Gonzalez ha fatto il primo tempo con la primavera. Attenzione a questo pallone recuperato molto bene da Tupta, non può sbagliare Lubomir Tupta, stoccato di piede ed è un'occasione clamorosa. Complice anche uno scivolone di un difensore. Era riuscito adesso però, vediamo il Verona con Tupta e c'è il pari del Verona. Il gol è stato meritato per quanto visto in campo. Di mister Antonio Porta di Adana addirittura vince la questa partita. Attenzione Danzi che può andare alla conclusione. Danzi trova ancora lo spazio per il tiro. Danzi è un grande palo del capitano gialloblu. Danzi che prova adesso a rientrare ancora una volta in area. Molto bella questa palla verso Stefaniez che tenta la conclusione. Amaya ha messo giù e c'è calcio di rigore, direi sacrosanto, non potevano fischiare. Parte in questo momento Tupta e il Verona è avanti 2-1 per l'Hellas, ha segnato Lubomir Tupta, rigore perfetto, ma sappiamo che li sa tirare. Solo che quindi tenta il tutto e per tutto, la palla però è uscita dall'area di rigore, il Verona può addirittura cercare la conclusione da lì con Tupta. Attenzione al contropiede scritto molto bene, adesso c'è Danzi, la porta è vuota, Danzi gol e salta fuori dalla panchina tutto il Verona per festeggiare questo 3-1, a questo punto strameritato, lo possiamo dire. C'è poi a buttarla dentro perché è difficile segnare e indirizzare il pallone da più di 30 metri, ma così è stato oggi. Il Verona vince 3-1 per Azzolo, Tupta e Danzi. Il Verona torna a fare i tre punti.